Eccoci, dovremmo essere in diretta. Buongiorno e buon primo maggio a tutti. Oggi è la giornata mondiale del lavoro. Avremmo voluto celebrarla parlando di lavoro, di prospettive future. Invece siamo qui purtroppo a parlare di una crisi profonda di lavoro, di soldi che non ci sono. E un po' in tutti i settori, ma quello del turismo è sicuramente uno dei settori maggiormente colpiti. Per questo ne parliamo con uno degli imprenditori più importanti della Romagna. Siamo in collegamento con Domenico Cimino, che saluto. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Ecco, Domenico Cimino è proprietario e manager di una catena alberghiera che comprende ben 8 strutture alberghiere, più un ristorante e diverse attività commerciali. Allora, Domenico, tanto com'è la situazione lì a Rimini, per quanto riguarda il Covid in generale? Guardavo i dati di ieri, diciamo che eravamo partiti in zona rossa e quindi a marzo, come tutti quanti, ci siamo messi un attimo in sicurezza perché prima di tutto viene la salute. Adesso sono 2.000 contagi, ci sono ieri stati altri 12 positivi. Diciamo che la crescita adesso sta scendendo, quindi comunque dal punto di vista sanitario la provincia di Rimini si sta comportando bene, ha fatto un ottimo lavoro. Le strutture funzionano, hanno diviso gli ospedali, Rimini, Riccione, Cattolica, destinando l'ospedale di Riccione per il Covid, per la cura del Covid, ma sul territorio comunque si vede, si sente l'attenzione che c'è da parte di tutte le forze politiche perché questo virus venga arginato e quindi la prima cosa è la salute delle persone. Adesso siamo nella fase 2, domani avremo un incontro sempre online perché oramai stiamo lavorando tutti online e smart working per quanto riguarda anche il sindaco Corsini, Bonaccini e vari colleghi. Ci stiamo confrontando e stiamo vedendo di affrontare la fase 2 in tutela e in sicurezza sia per il personale che per quelli che dovranno venire. Ecco, volevo dire, tu diciamo, hai dato in questi anni lavoro a tante persone, no? Hai 8 hotel, 5 in Romagna, uno a Salerno, uno in Germania. E di conseguenza la situazione qual è in questo momento? Hai dovuto ricorrere alla cassa integrazione, hai dovuto fare dei licenziamenti preventivi? Qual è diciamo, il tuo stato d'animo in generale? Lo stato d'animo è innegabile che c'è preoccupazione. C'è preoccupazione da parte di tutti, da parte mia, da parte tua, da parte di tutti quelli che lavorano nel mondo del turismo e nell'economia in generale. Ci consoliamo perché è una situazione oramai globale, mondiale, però nello stesso tempo confrontiamo quello che sta succedendo in Italia e quello che sta avvenendo nel resto del mondo. L'Italia ha due difficoltà, secondo me, perché la politica forse sta lavorando bene dalla parte della sanità, però l'argomento principale, che è uno degli argomenti più importanti dell'economia italiana, è il turismo. E di questo ancora, onestamente, se ne sente parlare poco, o marginalmente anche nei discorsi di Conte. Noi come categoria, in maniera educata, in punta di piedi, come abbiamo sempre fatto, ci siamo comportati, ci siamo un attimino messi da parte durante il primo periodo, perché Rimini è stata la zona rossa che è stata colpita i primi di marzo. Noi il 16 abbiamo deciso, nonostante potevamo andare avanti, di chiudere tutte le strutture, tutte le attività, quindi una decina, 10-12 attività, sempre nell'ambito del turismo, che sono agenzie di viaggio, ristoranti e pub, oltre le strutture alberghiere. Abbiamo capito che in quel momento la priorità era la salute delle persone e in un momento di confusione abbiamo detto fermiamoci un attimo e riflettiamo per evitare di fare ulteriori danni. Abbiamo dato il tempo e il modo di confrontare la politica col resto d'Europa, con l'Unione Europea e con quello che stava accadendo.
ma mi sembra che è lenta nel recepire, perché adesso c'è un altro problema. Il problema è la crisi economica. È una crisi mondiale, è una crisi economica italiana, a maggior ragione, perché non ci sentiamo supportati per quello che negli anni noi abbiamo dato di contributo allo Stato italiano. Tieni conto che noi produciamo, oramai sono dati che ci ripetiamo, li sappiamo a memoria, siamo il 70% dei monumenti mondiali, abbiamo un patrimonio monumentale, architettonico e di storia che rappresenta l'80%, 70% del mondo. Abbiamo il 13% del prodotto interno lordo che produciamo in maniera diretta e indiretta, tutti quelli che ruotano intorno al turismo. 13% che comunque potrebbe arrivare anche al 15%, visto che ci sono tante attività che sono connesse al turismo ma non sono calcolate, ecco. Il nostro settore, quello dell'informazione turistica, non è compreso, ma noi facciamo parte del turismo. Oggi con gli alloggi, con gli alberghi, con i prodotti extraalberghieri produciamo 95 miliardi. Con gli altri, insieme agli altri, quindi il settore del turismo, perché il settore del turismo è a 360 gradi, quindi ci sono agenzie di viaggio, chi ruota, tutto il mondo che ruota intorno all'hotelleria, quindi dai costruttori, i fornitori, i servizi come Italia Online che ci supporta nel promuovere il territorio. E comunque Roberto è un professionista che ormai conosco da anni, stimo, e molte volte ci confrontiamo. I periodi migliori ci sedevamo in veranda da me, chiacchieravamo, chiedevo consigli. Tra l'altro questo era un ottimo periodo perché c'erano tante anche scolaresche, c'erano comunque tantissimi turisti della Lombardia, del Piemonte che venivano, no? Bravissimo. Quindi comunque adesso noi eravamo in piena stagione, in rodaggio per affrontare la stagione. Tra tutti gli alberghi e le attività, eravamo circa un 200 diretti a lavorare sotto questo gruppo, e quindi comunque eravamo a pieno regime. Abbiamo delle responsabilità nei confronti delle famiglie che per anni ci sono stati vicino, che sono i nostri dipendenti, i nostri fornitori. Da parte mia il peso lo sento, inizio a sentirlo, cioè vorrei risposte concrete da parte del governo. Per me le risposte concrete in questo momento, da parte di un governo a cui ogni anno noi produciamo 235 miliardi tra diretti e indiretti, quindi tra hotellerie e quel mondo del turismo, risposte concrete intendo, ci vogliono soldi a fondo perduto come hanno fatto negli altri stati, nel resto d'Europa. Ci vuole una detassazione almeno per 2 anni per dare un segnale importante che il governo considera una delle fonti principali di reddito della nostra penisola, e sicuramente sarà il reddito futuro nostro e delle nostre generazioni, perché in questo momento l'unica industria che non si può spostare, come è avvenuto per tutto il resto, è il turismo, e quindi comunque sarà una risorsa importante che può dare un contributo importante per uscire da questa crisi. Ormai Ecco, ci sarà un problema anche dovuto alle restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni e anche tra nazioni. Il governo pare sempre, abbia pensato a un voucher alle famiglie da poter spendere in Italia. Pensi che sia un sistema corretto per poter appunto finanziare le persone per poter venire in vacanza o ritieni che non sia sufficiente? Io ritengo che il governo italiano, la politica italiana, quando affronta un problema così importante, dovrebbe fare come ha fatto la Francia. Macron cosa ha fatto? Ha chiamato l'amministratore delegato del gruppo Accor, che gestiscono 5.000 alberghi, e l'ha preso al suo fianco per affrontare il problema del turismo. In Italia purtroppo abbiamo come si può dire, questa fantasia di poter sapere tutto di tutto, e quindi non ci si rivolge. Forse io avrei voluto che a fianco al governo ci fosse un rappresentante della nostra categoria come il presidente Bernabò Bocca, che
che comunque avrebbe saputo come affrontare sia dal punto di vista di sicurezza. Perché tra l'altro ha richiesto esplicitamente lo stato di calamità per il settore turismo. Ma io penso che non ci voglia un genio a capire che c'è lo stato di calamità per il turismo. Il turismo è il settore più colpito, cioè io non vedo altri settori colpiti. Anche il commercio comunque colpito ovviamente. Ma noi quando parliamo... Hai anche delle attività commerciali effettivamente noti. Ma Roberto, quando noi parliamo di turismo, cioè Rimini comunque è una di quelle città con 3.000 strutture che ha il 10% del turismo. Rimini, l'economia di Rimini si basa sul turismo. Quando parliamo di turismo, noi dobbiamo tenere conto che il nostro lavoro è quello di promuovere anche il territorio, quindi comunque certo. Quando noi entrano nelle nostre case e nei nostri alberghi, noi promuoviamo il vino, i prodotti tipici, l'abbigliamento, l'entroterra, cioè comunque il nostro è una forma di pubblicità importante per tutto il territorio. C'è anche il settore della nautica che magari la nautica, quando uno va in vacanza, lo sappiamo benissimo, è il momento che vuole scoprire proprio le caratteristiche del luogo dove va in vacanza, e per gli stranieri venire in vacanza in Italia è proprio alla scoperta di queste tradizioni proprio tipiche italiane, dall'alimentazione all'abbigliamento. Cioè siamo un'eccellenza dal punto di vista della qualità di fare turismo, sia a livello di percorsi enogastronomici, sia a livello di abbigliamento. Cioè uno se gira il mondo si rende conto di quanto nell'immaginario collettivo l'Italia sia una meta ambita da tutti. Quindi diciamo, se noi avessimo un'organizzazione nazionale che promuovesse il turismo a 360 gradi e un'attenzione particolare, probabilmente ritorneremo a crescere, anche se considera che noi abbiamo 33.670 strutture in Italia. Siamo soltanto dopo la Cina e l'America. E quindi questo ti fa capire le proporzioni del comparto dell'industria turistica. Se tu guardi Malta che si promuove, alla fine c'ha 150 alberghi, tutta la Romania ha meno alberghi della provincia di Rimini, perché sono 1.600-2.000 scarsi. Quindi la provincia di Rimini già avrebbe, soltanto la provincia di Rimini avrebbe più strutture di tutta la Romania o di altre nazioni, insomma. Tu capisci l'importanza di questo settore. Ecco, volevo chiedere, c'è già una linea di massima, secondo i vostri dati e di Federalberghi, una possibilità di riaprire una data, non so, si era ipotizzato il 18 di giugno o i primi di luglio, ecco. Avete qualche sentore? Allora, noi questo anche per potervi organizzare. Il primo di giugno sembra che si possa aprire, è naturale che poi per aprire il primo di giugno devi aver applicato tutto il protocollo che stanno formando il presidente regionale, il presidente delle regioni insieme alla sanità e tutto il resto. Comunque ci sono degli accorgimenti che anche a livello di tempo e tecnici che 10-15 giorni dal momento in cui il protocollo viene firmato per realizzarli ci vuole. Non è che applicare un è naturale che questo protocollo che verrà firmato sarà a tutela sia degli ospiti, e il sindaco di Rimini già fa una promozione che Rimini è la prima provincia messa in sicurezza per fare turismo. E siamo tutti lì che ce lo stiamo studiando oramai da giorni, per la sanificazione, per avere i certificati della sanificazione, percorsi divisi tra turisti e personale che lavora nell'ambito degli alberghi, i protocolli che devono essere applicati, il distanziamento tra le persone, nelle sale ristoranti, la colazione probabilmente non potrà essere fatta a buffet se non ci sono gli spazi sufficienti, e poi riguardare tutta la politica commerciale, perché comunque anche noi ieri stavamo valutando di poter dare al cliente la facoltà, visto poi l'ampia disponibilità con le disdette che abbiamo avuto, poi di poter anche cancellare le prenotazioni all'ultimo secondo.
Non chiederemo caparre, perché tanto è inutile farsi mandare delle caparre per poi restituire. Quindi diciamo che stiamo cercando di mettere a punto quello che può essere un anno di transizione, ma già in vista del 2021, perché comunque noi lavoreremo più che altro per programmare il futuro. Tant'è vero che stiamo ristrutturando l'albergo a Vienna per accorparlo all'Hotel Vienna, dando più servizi, e stiamo andando avanti con la ristrutturazione. Certo. Volevo chiedere, dato che voi avete anche tanti turisti russi, perché Rimini è un po' una meta ambita dal turismo russo, avete avuto tante disdette o avete anche qualche aggancio per poter riprendere questi contatti? Ma questo adesso è un discorso più complicato, perché comunque noi siamo stati i primi a partire con la chiusura di tutto il paese a marzo, i primi di marzo, perché già il 16 di marzo mi sembra che eravamo già in chiusura totale. La Russia sta vivendo quello che noi abbiamo vissuto a marzo, lo sta vivendo adesso, perché telefonicamente ieri ho sentito degli amici che vivono in Russia e mi stanno dicendo che loro in questo momento stanno vivendo il picco che noi abbiamo vissuto a marzo. Quindi, considerando i tempi che passano tra la prima fase e la seconda fase, io penso che per quest'anno dovremo puntare principalmente sul mercato interno, sul mercato italiano, yeah, o al massimo di paesi limitrofi, quindi potrebbe essere la Francia, la Svizzera, l'Austria, però non mi allontanerei più di tanto. È naturale che chi soffrirà di più poi saranno i grossi contenitori, gli aeroporti, perché anche loro dovranno affrontare questo problema. Però il turismo estero, io per quest'anno, quello che viene è tutto in più, bisogna parlarne per il 2021, cioè quest'anno è un anno di transizione in cui bisogna stare attenti, farsi bene i conti e non evitare di farsi male. Ecco. Volevo chiedere, avete già adottato dei sistemi, avete già preventivato qualcosa, degli scanner test, il ricevimento, ecco, qual è diciamo, l'iniziativa che prenderete per poter riaprire il prima possibile? Adesso noi abbiamo già prenotato. Oltre naturalmente al distanziamento sociale che verrà imposto proprio per legge. Abbiamo prenotato per la prossima settimana il nostro consulente che si occupa della sicurezza, la qui e tutto, viene giù in albergo e quindi ci metterà proprio il distanziamento dal ricevimento, di usare il più possibile la tecnologia per le prenotazioni, quindi quando si prenota anticiparci quei tempi, quindi avere già i documenti e tutto, in maniera che i tempi di attesa al ricevimento siano ridotti al minimo. Verranno messi ci siamo informati per comprare delle macchine che fanno l'ozono e sanificazione, certo, sanificazione, e le stiamo cercando compatibili con l'uomo, perché la macchina dell'ozono ti riproduce l'altezza dei 3000 metri d'altezza, e quindi comunque a questo punto risolveremo anche il problema della legionella col discorso dell'aria condizionata. Pensavamo di installarne due per ogni piano, perché riescono a coprire quei 100 metri quadrati, due o tre per ogni piano, oltre poi tutti i percorsi divisi d'ingresso per i clienti e il personale che deve cambiarsi direttamente qui in albergo con armadietti, e poi tutte le attenzioni, mascherine, guanti, gel per la pulizia. Faremo un corso mercoledì o giovedì per tutto il personale diviso per settori, e noi ci stiamo già attivando per poi arrivare ai primi di giugno, perlomeno di aver collaudato una sorta di protocollo che si ripete tutti i giorni, perché comunque va utilizzata una certa attenzione anche per il personale delle camere. Per il frigo bar, cioè, sono tante le accortezze, quindi ogni reparto avrà un suo protocollo. La donna delle pulizie dovrà tenere la biancheria pulita da quella sporca separata, non potrà utilizzare
deve utilizzare il più possibile usa e getta, prodotti che si gettano anche per le pulizie delle superfici, le maniglie dove si viene a contatto tutti i giorni, quindi l'ingresso, le porte dei servizi, dell'ascensore devono essere sanificate più volte al giorno, quindi comunque più attenzione. Tutto questo, tu capisci bene che bisogna anche farsi bene i conti, e quindi noi per alcune strutture vedrai che decideremo di dare il servizio perché è importante che il settore faccia vedere che sia vivo, che esiste, non è un settore che ha voglia di ripartire. Fortunatamente al Vienna abbiamo spazi comuni abbastanza ampi, quindi riusciremo a soddisfare anche il discorso della ristorazione distanziando i tavoli l'uno dall'altro. Pensi di riaprire tutte le attività che hai oppure qualcheduna la terrai chiusa? Se posso, vorrei riaprire tutto. L'intenzione è sto lavorando per quello. Sto parlando, anche perché tu sai benissimo, conoscendomi, che noi, per quanto riguarda le attività extraordinarie, le diamo in gestione. E in questo momento sono continuamente a dialogare con gli inquilini, perché il nostro carissimo governo abbandonato a noi un problema che non è stato creato da noi e quindi ci ritroviamo a dover trovare una soluzione a quello che il governo, alle risposte che il governo non sa dare e non dà, perché io mi ritrovo tutti i giorni a parlare con gli inquilini e rivedere i contratti di affitto quando in realtà non mi sembra giusto che debba parlare io di un problema che non è stato creato da me, nel senso che quando parli con il governo, con lo Stato, le tasse vengono sospese, ma sono solo sospese e posticipate. Parli con le banche, i mutui sono sospesi, posticipati. Poi mi delegano a me il colloquio con gli inquilini, di cui io ho il contratto regolarmente registrato, di cui è precisa la virgola, e dovrei fargli sconto agli inquilini. Ma così il sistema non funziona, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, io dovrei fare uno sconto e lo Stato e le Ti chiede banche. le tasse per intero. Oltretutto, la mia preoccupazione principale è che spero che il governo non firmi il MES, perché poi se firma il MES, lì veramente bisogna stare attenti a non far la fine della povera Grecia, perché poi noi, quando la Grecia aveva bisogno, noi siamo stati come Ponzio Pilato, ce ne siamo lavati le mani, ci siamo voltati dall'altro lato. Adesso ci troviamo nella stessa situazione della Grecia. Stiamo chiedendo aiuto all'Europa in una situazione difficile e l'Europa vorrebbe far di tutto per metterci in una situazione di sudditanza, specialmente l'Olanda, che chiede che i nostri bilanci tornino e poi i più grossi evasori ce l'ha in casa lei, perché tutte le grosse Certo. aziende che pagano una tassazione ridicola, sono tutti in Olanda. Allora qui ci sono due pesi e due misure ed è ora che l'Italia si faccia valere per quello che è. Noi siamo una nazione che abbiamo sempre dimostrato e trainato gli altri. Quando è stata unita l'Europa eravamo, mi sembra, la settima o ottava potenza mondiale. Facevamo quindi adesso non si sa effettivamente noi che cosa contiamo in Europa. Io fossi stato il governo, avrei preso Mario Draghi per uscire da questo momento di difficoltà, sicuramente. Speriamo che non firma nel MES perché effettivamente sarebbe la rovina dell'Italia, perché se andiamo a vedere la Grecia si è venduto il secondo porto a un'accordata italo-tedesca e francese-tedesca, e quindi bisogna stare attenti poi a non disperdere un patrimonio che abbiamo ereditato dai Certo. nostri nonni. Ecco, volevo chiedere una cosa, dato che Rimini è per eccellenza, diciamo, la città più balneare d'Italia, proprio come dimensioni, come numero di stabilimenti, tu, avendo strutture alberghiere, hai la tua spiaggia, sei convenzionato con delle spiagge. Questa idea dei plexiglass che è nata, o dei gazebo in Vimini che è nata per le distanze sociali,
Tu cosa ne pensi? Come la vedi? No, è assurdo, è bruttissimo. È bruttissimo. Non... Camera gas, intendi dire? Sì, no, ma sono già... Allora, noi questa difficoltà fortunatamente a Rimini non l'abbiamo, perché tu che conosci la città o Rimini o la spiaggia di Rimini, noi abbiamo la battigia che dal marciapiede del lungomare arrivare in riva al mare ci sono 100-150 metri. Certo. Distanziare un ombrellone, lettine, ridurre cose, cioè non ci vuole tanto, non è che siamo la Costa Azzurra o la Costa Ligure o quello dove che ci sono posti limitati, che ci sono delle spiagge limitate con una profondità di 20-30 metri. Questo problema è fatto comunque risolvibile qui a Rimini, secondo me, con un minimo di utilizzo e razionalizzazione degli spazi si può soddisfare tutti. Poi quest'anno, come ripeto, è una stagione di transizione che ti deve far riflettere su quello che saranno i prossimi 3 anni per ritornare a crescere, quindi ne devi approfittare, tanto quando usciremo da questa crisi il mondo sarà cambiato totalmente. Dobbiamo utilizzare più tecnologia e dobbiamo razionalizzare quello che sono i nostri spazi, le nostre strutture, ma il problema della spiaggia non c'è bisogno del plexiglass, secondo me. Neanche per il ristorante, eventualmente? Nel ristorante io non l'adotto, piuttosto utilizzo, fortunatamente andando incontro alla bella stagione, terrazzi, cioè faccio mangiare la gente in terrazza, uso tutte le salette. Ragazzi, qui a Rimini anche gli alberghi aperti tutto l'anno, anche le sale riunioni. Smontate le sale riunioni che d'estate non vi servono e mettete i tavoli anche lì. Cioè, l'importante è che si utilizza gli spazi in maniera logica e intelligente. Quelli essenziali bisogna utilizzarli. Ecco. Io riesco tranquillamente a soddisfare la mia clientela utilizzando gli spazi che ho e razionalizzandoli. È normale che gli spazi per la ristorazione, una sala di 100 metri quadrati che prima conteneva 80-90 persone, adesso ne contiene 50. Però è vero anche che molti hanno altri spazi, verande, a hall o American Bar, utilizzeranno facendo il distanziamento almeno di 1,5 metri tra un tavolo e un altro. Certo. Dunque, ora siamo in chiusura perché poi ho altri appuntamenti in videoconferenza. L'ultima domanda: cosa proporresti o cosa chiederesti al governo se potessi avere un filo diretto? Banca del turismo, non firmare il MES, azzeramento delle tasse per 2 anni e soldi a fondo perduto. Penso di pochi punti, ma chiari. Benissimo. Anche perché tu come sai benissimo, come a volte ci siamo confrontati, quando prendi una struttura tu ci devi credere, devi investire in quella struttura. In questo momento lo Stato italiano, se spende 100 lire dal turismo gliene tornano 1000, quindi deve crederci, ce lo deve dimostrare, ci deve stare a fianco. E sicuramente noi sapremo ricompensarlo e daremo molte soddisfazioni e usciremo da questa crisi in maniera intelligente, standoci a fianco. Benissimo. Io allora direi che qui terminiamo la nostra conversazione. Mi riprometto di ricontattarti non appena abbiamo delle linee guida più precise. È sicuramente una data per la riapertura, in modo da poter eventualmente spronare diciamo anche la proposta economica commerciale verso i turisti italiani. Di conseguenza io vorrei darti la possibilità di dire i tuoi contatti, non so, il tuo indirizzo internet, il tuo indirizzo mail, il numero di telefono, se qualcuno vuole contattarti direttamente per poter o prenotare o per chiedere informazioni, lo può fare. Prego. Niente, Roberto, tanto tu lo sai benissimo che tra te e me, insomma, con una conoscenza oramai ventennale, i tuoi consigli sono molto apprezzati e ci siamo confrontati, siamo partiti che eravamo giovani e belli con i capelli. Qualche capello in più magari, però, tu no, ma io sì. Per onestà, quando
ho qualche dubbio. Io immagino e mi faccio la domanda: come vorrei lasciare questa città, questa provincia dove lavoro ai miei figli? Certo. E probabilmente tutti quanti, io, te, Roberto e tutti quelli che lavorano nel mondo del turismo, dell'economia, devono lasciare l'Italia alle generazioni future così come l'abbiamo avuta e se potessimo migliorarla. Rimini è una provincia importante che sta lavorando molto bene, devo spezzare una lancia a favore della politica riminese perché comunque sta facendo passi da gigante. È una provincia civile e moderna, lo si vede dall'attenzione ai giovani e agli anziani, e per questo devo dire la sanità, le scuole, tutto il resto sta funzionando molto bene. L'esempio di Rimini sta dando è un esempio anche per gli imprenditori, perché la provincia di Rimini ha investito e sta investendo 600-700 milioni in infrastrutture. Quindi noi ci dobbiamo credere come ci credono gli altri, dobbiamo stare uniti e affrontare questo momento con umiltà, a testa bassa, lavorando e lavorando seriamente. Roberto, quando vuoi, mi fa piacere sentirti, perché parlare, certo, con te. Vuoi dare il tuo indirizzo email appunto per poterti contattare eventualmente? Allora, per poterci contattare, www.cininohotels.it. Trovate tutte le informazioni, gli aggiornamenti, le manifestazioni, tutto quello che succede nelle province dove lavoriamo, e la nostra mail è info@ciminotes.it. Benissimo. Allora, grazie. Ti ringrazio di averci dato la possibilità di contattarti, ci risentiamo a breve allora per un'altra videoconferenza e ti auguro buon primo maggio a te e a tutta la famiglia. Grazie. Buon primo maggio e a tutti gli ascoltatori. Ciao Roberto. Ciao. E noi ci risentiamo fra pochi minuti con un altro imprenditore del settore. A dopo. Ciao Roby. Secondo solo che chiudo.